Ti piacerebbe ottenere un sorriso come questo con il nostro trattamento di sbiancamento dentale domiciliare professionale? Guarda, i passaggi sono molto semplici, te li spiegherò uno alla volta. Il primo passaggio sarà quello là dedicato a prendere delle impronte dei tuoi denti in modo tale da andare a realizzare due mascherine personalizzate sui tuoi denti, sulla tua arcata dentale. Queste mascherine serviranno per contenere il gel che dopo ti farò vedere come mettere all'interno ed andranno indossate sui tuoi denti mentre dormi. Questa che ti sto facendo vedere adesso è l'operazione riguardante il mettere il gel all'interno della mascherina. Vedi, è un'operazione in realtà molto molto semplice. Il gel è molto semplice da applicare, ha una buonissima consistenza, quindi non è un qualcosa che ti sfuggirà di mano. E questa operazione andrà eseguita appunto su tutti i denti. Ovviamente saremo anche noi a farti vedere con una maggiore precisione quale sarà la zona appunto da andare a riempire con il gel, in quanto la cosa importante sarà andare a mettere il prodotto a livello di quella che è la superficie esterna dei denti, che sarebbe appunto la parte che più ci interessa andare a sbiancare. Una volta caricate le due mascherine con il gel sbiancante, non dovrai fare altro che indossarle. L'operazione che ti ho fatto vedere sarà da ripetere tutte le sere per 3 settimane. Ogni mattina, quando toglierai appunto la tua mascherina che hai tenuto tutta la notte, non dovrai far altro che andarla a pulire con i prodotti che noi stesso ti forniremo. Quindi toglierai la tua mascherina, l'andrai a pulire con acqua fredda. Questa qua è la raccomandazione che ti daremo più volte, in quanto comunque le mascherine che ti abbiamo dato sono praticamente termoplastiche, vuol dire che l'acqua calda le andrebbe a sformare, le andrebbe a rovinare. Come puoi vedere, l'operazione in realtà è molto molto semplice. Quindi ogni mattina toglierai le mascherine, le pullerai e le riporrai nella scatolina che noi stessi ti forniremo, in modo tale da trovarle pronte poi per la sera successiva. Una volta pulite le mascherine, ovviamente tu andrai a spazzolare, a lavare i denti normalmente come hai sempre fatto fino a prima di eseguire appunto uno sbiancamento. Ovviamente tutto questo, cioè lo sbiancamento dentale, è un qualcosa che tu comunque andrai a fare sicuramente dopo aver eseguito un'igiene orale professionale nel tuo studio. A questo punto ti auguro un buon lavoro e se hai comunque degli altri dubbi oppure delle altre domande, non esitare a contattarci.